Questo programma è offerto da Giallo a Palermo sulla morte di una donna, una prostituta che ha perso la vita tragicamente nella notte a cavallo tra domenica e lunedì. L'impatto è avvenuto in via Lincoln, all'altezza di via Carlo Rao. E così, la vita di una 38enne originaria del Marocco è stata spazzata via da una smart. L'impatto è stato violentissimo, tanto da attirare l'attenzione dell'intera zona. Secondo la municipale, la donna sarebbe morta sul colpo nonostante l'intervento degli uomini del 118. Gli investigatori hanno ascoltato il 26enne alla guida della smart incriminata. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, avrebbe dichiarato che si è trattata di una tragica fatalità e che non ci sarebbe nessun legame tra lui e la donna, che secondo un primo racconto delle altre prostitute del posto, era al terzo mese di gravidanza. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Carini hanno tratto in arresto un pluripregiudicato palermitano sorpreso a rubare merce dall'ipermercato Auchan del centro commerciale Poseidon. L'uomo è stato notato dagli addetti alla vigilanza mentre si aggirava all'interno dell'ipermercato con fare sospetto. Arrivato alla cassa è stato fermato dai militari. Il malvivente aveva occultato dei propri indumenti ed un borsello che portava con sé, dove vi era merce del valore di 250 euro. L'arresto in flagranza di reato è scattato immediatamente. Gli articoli sottratti sono invece stati restituiti ai legittimi proprietari. L'uomo verrà processato con rito per direttissima. Nel paese di Contessa Entellina è tempo di dare un volto nuovo all'asilo nido comunale. Fino al giorno 17 di questo mese, infatti, tutte le ditte che sono interessate in qualche modo a prendere parte al progetto di ristrutturazione del nido sono invitate a presentare le loro proposte. La seduta di apertura delle buste è fissata per il giorno 18 novembre. Il progetto verrà finanziato sia dai fondi regionali che da quelli comunali, per un totale di 500.000 euro. I lavori dovranno durare all'incirca 180 giorni. Lego. 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 Dopo una bellissima estate all'insegna della buona musica, è arrivato il momento della grande finale, Le voci del mare. Rigorosamente in diretta dagli studi di Canale 8, i cinque finalisti si esibiranno davanti ad una giuria specializzata per aggiudicarsi il primo premio. Una sfida a ritmo di musica, tanti ospiti studio, un ottimo mix per una serata indimenticabile. Vi aspettiamo prossimamente su Canale 8 per la finale Le voci del mare. Non mancate. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Bagheria, la settimana della cultura tra ieri ed oggi.
Continuano gli appuntamenti legati alla Settimana delle Culture che si stanno svolgendo tra Palazzo Cutò e Villa Butera. A partire da ieri, 3 novembre, a Villa Butera si è svolto il laboratorio Legalità Sicilia Nuova denominato Giovani e Coraggio, con gli studenti delle scuole medie superiori e con l'artista Antonino Scarlata. Alle ore 19 a Palazzo Aragona Cutò è stata inaugurata la mostra Colore e Vino, mentre alle ore 21 si è dato spazio allo spettacolo Milonga Mia Mor tra Bacco e Tango a cura di Jenny Schillaci. Nella giornata di oggi, invece, a partire dalle ore 16, sempre a Palazzo Aragona Cutò, si terrà un seminario a cura del professor Giovanni Malazzo dal titolo 600 della morte, della vita e il senso, Caravaggio in Sicilia. Alle ore 18 a seguire si terrà la presentazione di Sistema Bagheria, gruppo informale composto da cittadini di Bagheria e Santa Flavia. A chiusura alle ore 21, apertura a Strappo Buttanissima, una lettura di testi in prosa a carattere ironico e di denuncia. Partirà a breve la nuova stagione agonistica per le pallavoliste del Volley Città di Ficarazzi. L'esordio, domenica prossima alle 16.30 al Pala San Pognaro, vedrà la sfida tra la seconda divisione femminile allenata da Franco Comparetto e la CEGAP Club Leoni Palermo. Subito dopo, alle 18.30, toccherà invece alla prima divisione femminile allenata da Nino Tribuna confrontarsi con la Pallavolo 2000 Palermo. Obiettivi diversi per la società. Il primo, quello di far crescere le giovanissime vincitrici nei campionati under 13 e 14, l'anno scorso guidate da alcune ragazze di categoria più esperte. Il secondo, quello di trovare continuità e risultati per la prima squadra, con gli allenatori Nino Tribune e Antonino Labianca. Quest'ultima squadra è stata molto rinforzata con l'arrivo di giocatrici dalla Serie C, come il capitano Arcangela Savarino, i graditi ritorni da Trabbia di Arianna Puccio e di Roberta Morici. Da non scordare nella rosa anche Desiree Paparopoli e Rossella Ferrante, protagoniste quest'estate nel beach volley, e a continuare le giocatrici Erminia Muscolino, Simona Genualdi, Lenia Lafranca e Luisa Baiamonte. Promosse invece dal settore giovanile Leander Valentina Stassi e Chiara Sortino. Infine, a completare i quadri, le impegnate in ambito medico-sanitario Veronica Comparetto e la neolaureata in infermieristica Francesca Tarantino. A Ficarazzi si prospetta una nuova stagione all'insegna dell'agonismo, dell'entusiasmo e della passione per il volley. L'amianto, un materiale estremamente versatile e da basso costo, con il quale nel secolo scorso sono stati prodotti articoli di ogni genere per i più svariati usi industriali e civili. In natura è un materiale molto comune. La sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa lo rendono adatto come materiale a prova di fuoco, ma la sua ormai accertata nocività per la salute ha portato a vietarne l'uso in molti paesi. Letale quando si trova nelle condizioni di disperdere le sue fibre nell'ambiente circostante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico o da semplice contatto con l'acqua piovana. Sapere come evitare la dispersione malsana di questo materiale potrebbe salvare la vita a tante persone. Per questo il Movimento 5 Stelle ha preparato un incontro che si terrà giovedì 6 novembre a Terrasini presso l'ex antiquarium Palazzo La Grua. Nell'evento si parlerà dell'impatto ambientale, della mappatura delle discariche, dello smaltimento dell'amianto e degli effetti sulla popolazione. All'evento interverranno l'onorevole Giampiero Trizzino, presidente della Commissione Legislativa Ambiente e Territorio all'ARS, il dottore Adriano Varrica, famoso esperto della normativa EU-Amianto, e il dottor Livio Blasi, direttore dell'oncologia medica dell'azienda ospedaliera Civico di Palermo. Un problema, quello dell'amianto, che è stato per troppo tempo sottovalutato e a cui si deve una seria considerazione. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus.
A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Prenderà il via mercoledì 5 novembre dalle 14.30 alle 17.30 nei locali della Società Operaia di Gangi, il primo incontro di un ciclo di 7 seminari finalizzati alla formazione degli operatori del settore turistico. L'iniziativa è promossa dal Comune di Gangi in collaborazione con R-Quadro, Associazione Culturale Maura Rigatuso e Centro Commerciale Naturale di Gangi. Una quarantina di operai coinvolti in questo primo ciclo di incontri, con esperti del settore turistico. Si tratta degli esercenti che hanno la loro attività da Piazza San Paolo al museo e tutti gli operatori che svolgono attività ricreative e ristorative, con l'obiettivo di coinvolgere al più presto anche tutte le altre attività locali. Il ciclo di incontri, dal titolo Percorso per migliorare l'approccio dell'ospite nelle attività commerciali del Borgo dei Borghi, voluto dal sindaco Giuseppe Ferrarello, è stato promosso grazie alla collaborazione di Fabrizio Ischeri, presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Palermo, che appunto terrà il primo seminario sull'identificazione del proprio cliente e le strategie per cercare il cluster per fare in modo che torni. Il secondo incontro è fissato per il 12, mentre gli altri appuntamenti sono in programma il 19 e 26 novembre e da dicembre per le giornate del 3, 10 e 17. Questo programma è stato offerto da Saluto a tutti gli affezionati ad ilmeteo.it. Previsioni per martedì 4 novembre. Allerta alluvione, intense e soprattutto insistenti piogge colpiscono la Liguria e il Piemonte con alto rischio alluvionale, quindi grande attenzione. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. A nord nubi diffuse su Piemonte, Liguria, Alpi e Prealpi con precipitazioni estese su queste zone. Temporali in Liguria, fenomeni forti e abbondanti in Liguria, Piemonte centro-settentrionale, zone alpine e prealpi delle altre regioni. Più sole invece sull'Emilia Romagna e sul Friuli Venezia Giulia. Al centro molte nubi su Toscana e Lazio, con piogge e locali temporali, specie lungo le coste di queste regioni, soleggiati invece i versanti adriatici e la Sardegna. Al sud più nubi interessano la Sicilia e la Calabria meridionale ionica, anche con locali piogge sul resto delle regioni, però il cielo si manterrà poco o parzialmente nuvoloso. Nevicate abbondante sulle Alpi sopra i 1700 metri, i venti soffiano tutti sostenuti e molto forti dai quadranti meridionali. Temperature. Minime in aumento e previste tra 6 e 18 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno ci attendiamo 12-18 gradi al nord, 15-20 gradi al centro e fino a 22 gradi al sud. Carissimi, ilmeteo.it vi ringrazia per averci seguito e vi augura una buona giornata. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 4 novembre. Si ricorda San Carlo Borromeo. Il nome Carlo, di origine medievale, viene dal tedesco Karl, che significa uomo. San Carlo Borromeo è patrono dei catechisti, dei maestri, dei librai e dei rilegatori di libri. Dice il proverbio: ricchi si diventa, signori si nasce. Sono nati oggi Platinette, Marina Suma, Francesco Testi. Il 4 novembre 1922 nasce la seconda rete RAI. Sin dal primo giorno di trasmissione andò in onda anche il telegiornale del secondo programma, dedicato a quei telespettatori che avessero perso il notiziario del primo canale.
Il 4 novembre 2003 viene osservato il più potente flare solare mai registrato. Il flare è una violenta eruzione di materia stellare che sprigiona un'energia equivalente a varie decine di milioni di bombe atomiche. Infine, il 4 novembre 2007, l'egittologo Zaki Awash riesuma il sarcofago del faraone egizio Tutankhamon. Per la prima volta, tutto il mondo può vedere il vero volto del sovrano bambino. Roger Debussy Rabutin ha detto: quando non si ama troppo, non si ama abbastanza. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, martedì 4 novembre. Ariete. L'umore è altalenante, la luna un po' vi sostiene e un po' vi fa lo sgambetto. Procedete con calma e riducete il carico di impegni. Non siate intransigenti nel pretendere che tutti rispettino i vostri principi. Lasciate libertà di scelta. Toro, forse faticherete un po' ad entrare in sintonia con le attività e i ritmi incalzanti della giornata. Difendetevi limitando al minimo i vostri impegni. In amore non date per scontato ciò che non lo è. Il rapporto di coppia va coltivato giorno per giorno. Gemelli, recuperando il controllo delle emozioni e con esso il sorriso, troverete l'energia necessaria per ultimare un lavoro da consegnare a breve. Mettete da parte le grandi riflessioni filosofiche e affrontate le sfide pratiche che la vita vi impone. Cancro, i pianeti vi offrono buone occasioni per mettere in luce le vostre qualità, ma emotivamente non siete nella condizione giusta per esprimerle. In ambito professionale dovrete aggiornarvi sulle novità e sulle nuove procedure del vostro settore. Leone, la spinta positiva della Luna ha un effetto immediato sul vostro umore. Attenti però a calcolare e a dovere i rischi di una scelta azzardata. Vi sentirete in sintonia con una persona straniera conosciuta da poco. La sua cultura vi affascinerà. Vergine, forse non sarà una giornata esaltante, ma per quanto riguarda le finanze e gli impegni professionali, potrete ottenere belle soddisfazioni. Liberate la casa da oggetti che non utilizzate più. Sarà un gesto simbolico per guardare al futuro. Bilancia, anche se non tutto andrà come vorreste, non perdete la calma e piuttosto che incaponirvi sulle vostre posizioni, cercate un salutare compromesso. Le stelle oggi vi confondono e vi complicano la giornata. Difficile trovare un equilibrio. Scorpione, troppo spesso seguite la vostra personale visione delle cose. Un lavoro svolto insieme ad altri vi costringerà a considerare punti di vista diversi. Terminate gli impegni professionali, per ricaricarvi a dovere, dedicatevi ai vostri hobby creativi. Sagittario, siete piacevoli e divertenti. Tutto ciò in cui vi impegnate si tinge di vivacità. Giocherete anche la sensualità con intraprendenza e malizia. Sarete ottimi organizzatori del tempo libero, riuscirete a coinvolgere chiunque vi giri intorno. Capricorno, Luna e Urano rimano contro, l'umore non è dei migliori, ma saprete come mettere in risalto le vostre qualità, prima fra tutte la grande efficienza. Non abbiate fretta di concludere un affare, il tempo vi fornirà nuovi importanti elementi. Acquario, una ventata di ottimismo alimenta il buon umore. Il benessere interiore che sprigionate sarà contagioso e gli amici saranno attratti da voi. Una decisione presa seguendo l'istinto, senza soffermarsi a riflettere troppo, si rivelerà azzeccata. Pesci, in ambito professionale avrete delle conferme, troverete dei punti di contatto con chi vi è accanto e compirete un ottimo lavoro di squadra. Concentratevi sull'attuazione dei vostri progetti, valutando nel dettaglio gli aspetti economici.